volteggio, Mitri sorvola le corde del ring, passata l'atmosfera plumbea della vigilia. La motta non si spreca in agilità. Due uomini, due stili. Miss America 49 e Miss Italia 48, le due mogli assistono al combattimento acceso senza preamboli. Mitri, calzoncini bianchi, è ancora un po' legato. Il toro del Bronx assalta. Quando Mitri lo costringe a interrompersi, alza le braccia con gesto di protesta ed invita al combattimento. Settima ripresa, le sorti ancora si bilanciano. Jack è più pesante. Tiberio danza con la sua proverbiale mobilità e riesce ad ingannarlo. È il compleanno del nostro campione. Come sta festeggiandolo? Su 7 riprese, 5 sono state sue. Ma adesso l'americano piazza i suoi pesanti colpi di falce. Tira alla faccia, al plesso solare. Dal 9° round Mitri ha accusato i colpi. Tuttavia arriva a collocare i suoi 1-2. E riesce anche simpatico al pubblico che non ama Jack. Dalla 13ª ripresa i due pugili sono stanchi. La motta cerca di risolvere violentemente per knockout. Tiberio è stato colpito duro, la sua mobilità è molto ridotta, ma si difende con coraggio, trova ancora l'energia per nuovi spunti. Alla fine dirà di essersi battuto con la sinistra lussata. Ultima ripresa, i ritorni del nostro hanno una decisione disperata. La motta impone il suo stile, ormai l'incontro è suo, vincerà ai punti. Le riprese accordate gli variano da 8 a 12. È la prima volta che Tiberio perde. Chiedo una prossima rivincita, dice, per quando conoscerò meglio la boxe americana.